Via Saverio Gatto, una strada del comune di Napoli, in realtà terra di nessuno, fondo stradale in pessime condizioni, assenza di segnaletica per quanto riguarda la sosta e quindi sosta selvaggia. Siamo con Andrea Santoro, capogruppo di Futuro e Libertà, capogruppo comunale di Futuro e Libertà, e con lui faremo un sopralluogo. Avviamoci, Andrea. Ecco, come si vede, auto in sosta su entrambi i lati della strada e condizioni del fondo stradale piuttosto precarie. Una strada dimenticata dal Comune di Napoli. Sì, c'è da dire in premessa che siamo in una delle zone residenziali più belle della città, quindi fa ancora più male vedere lo stato di abbandono in cui versa questa strada, che tra l'altro è una strada di grande importanza, soprattutto per il traffico anche pedonale, perché porta direttamente alla stazione della metropolitana di Colle Aminei. Lì vi è un parcheggio di interscambio che è sottoutilizzato probabilmente proprio per la difficoltà con cui si può accedere a quel parcheggio, potrebbe essere una valvola di sfogo importante per tutto il sistema della mobilità cittadina, e invece questa strada purtroppo versa in queste condizioni, con un manto stradale fatiscente, chissà quando risale l'ultimo intervento di manutenzione che è stato fatto. Diventa difficile non solo percorrerlo con l'auto, ma anche e soprattutto a piedi o con un mezzo a due ruote, perché ci sono continui avvallamenti, ci sono buche, non esiste praticamente un vero e proprio marciapiede, tant'è vero che basta guardarsi attorno, tutti sono costretti a camminare al centro della carreggiata. Il sistema di illuminazione è veramente arcaico, quindi non è sicuramente in grado di garantire un'adeguata illuminazione e quindi anche un'adeguata sicurezza di questa strada, che ripeto è frequentata da migliaia di persone ogni giorno dirette alla stazione della metropolitana di Colle Aminei. Davvero fa male vedere in che condizioni una strada così importante, con tra l'altro dei palazzi anche di pregio che vi insistono, fa male vedere che poi viene completamente abbandonata dalla municipalità, che sarebbe preposta alla manutenzione di questa strada. Ecco, sentiamo dalla viva voce di uno degli abitanti storici di questa zona. Allora, un inquilino, un semplice inquilino di questo palazzo, sentiamo dalla sua viva voce il lamento degli abitanti della zona. È la sosta delle macchine che non permette di far passare anche un'autoambulanza. Non di queste macchine qua sulla destra uscendo fuori, ma quelle che stanno sulla sinistra al principio della strada. E purtroppo la maggior parte dei commercianti sosta la macchina proprio sulla sinistra, perché molte volte dei camion non possono passare, qualche autoambulanza non può passare, non solo. Ma lo spazio è talmente ristretto che quando passano i bambini con le mamme per andare alla scuola elementare qua sopra qua, purtroppo è un pericolo anche per loro. Sentiamo ora un altro abitante storico della zona, Giovanni Ciardiello. Il lamento degli abitanti. Innanzitutto l'invivibilità serale, il poter tornare a casa liberamente. L'ostruzione dell'ingresso di via Saverio Gatto è un'inibizione per tutti quelli che abitano in questo palazzo, ma non solo in questo palazzo, anche per chi deve andare alle scuole, alla metropolitana. La sera siamo tartassati dall'assemblea di tutti questi ragazzi che hanno un punto di ritrovo davanti al bar, la piazzetta, ma certamente non è colpa del bar, è di chi non gestisce la difficoltà e li lascia fare, non c'è nessun controllo in nessun modo, e quindi spesso siamo costretti a litigare con ragazzi che poi alla fine non hanno colpa, hanno semplicemente un punto di ritrovo che si sono creati laggiù. Ecco, noi abbiamo Andrea Santoro, presidente del gruppo comunale di Futuro e Libertà. Vieni Andrea, ecco, te la senti di firmare una cambiale, di assumere un impegno per quanto riguarda... Posso aggiungere una piccola cosa? Forse è una cosa da considerare in particolar modo, che questa strada
è una strada in gestione principalmente a un flusso di bambini. Qui c'è il più grande complesso scolastico di tutta la zona, dei Colli Aminei, e questa strada è percorsa a piedi e da macchine ogni mattina da centinaia e centinaia di bambini. Una strada che per farla pulire dobbiamo chiamare in continuazione. Abbiamo fogne a cielo aperto, con ratti che escono fuori. Non c'è spazio di fermo. Quando la mattina vengono tutte le mamme a accompagnare i bambini, le macchine in sosta sulla salita bloccano il passaggio di tutto il resto, non si può fare. Il giorno che qui, in questo palazzo, in questa zona, deve entrare un'ambulanza, una macchina dei pompieri, sarà una tragedia. Allora, ti dico, prima che succeda qualche cosa, troviamo una... Sentiamo Andrea Santoro. No, io immediatamente mi attiverò perché questa è una strada che rientra nella cosiddetta viabilità secondaria e quindi di pertinenza della municipalità, ma proprio per tutto quello che abbiamo detto finora, per la mole di persone che la frequentano ogni giorno, occorre un intervento diretto da parte dell'amministrazione comunale. La devono smettere di fare a scaricabarile, anche perché poi è la stessa amministrazione centrale che non dà sufficienti risorse alle municipalità. Questa è una strada strategica, occorre garantire la sicurezza di chi vi abita e di chi la percorre per raggiungere le scuole. Qui ci sono scuole praticamente di ogni ordine grado fino al liceo, quindi ci sono veramente migliaia di persone che la frequentano. È la strada su cui insiste la metropolitana con le Aminei, quindi è necessario che l'amministrazione comunale, l'assessore alla mobilità in particolare, prenda direttamente sotto la propria responsabilità un intervento di riqualificazione dell'area, soprattutto di messa in sicurezza. Non è possibile continuare ad avere macchine in sosta selvaggia, non è possibile che all'imbocco di questa strada, che è senso unico, il pomeriggio e la sera vi è un assembramento di motorini, di scooter, di ragazzi che hanno trovato sicuramente un punto di ritrovo, però nulla vieta di poter vivere rispettando le regole, a cominciare da quelle del codice della strada. Non vedo perché un punto di aggregazione dei giovani deve diventare poi una fonte di tanti disagi per i cittadini, che sono costretti ogni volta a dover fare questioni perché le macchine non possono accedere, visto che l'imbocco di questa strada è particolarmente stretto. Quindi... Cambiare firmata dunque. Io, da parte tua. Io sicuramente ce la metterò tutta per rappresentare all'amministrazione comunale la pericolosità di questa situazione, quindi sotto questo aspetto mi sento di prendere questo impegno, di firmare questa cambiale. Non mollerò fino a quando non ci sarà qualche intervento concreto da parte dell'amministrazione comunale.